A Bassano c'è una bella giornata di sole ed il terreno in ottime condizioni. Mister Sabatini schiera Zanetti e Creati titolari con Schiavini in mezzo al campo. La cronaca parte forte il Bassano con Bizzotto che di testa spedisce oltre la traversa. Risponde il Mantova con Zanetti che non finalizza da pochi passi. Due minuti dopo all'ottavo ci prova Schiavini ma la sua conclusione sfiora il palo e dall'altra parte Toninelli non è preciso nella conclusione e tira di poco lato. Il Mantova gioca bene nel primo tempo, al 18° Pondaco crossa per Schiavini che non realizza. 10 minuti dopo Pietri Biasi viene colto da Berrizzoni che non supera Festa. Al 35° Pietri Biasi tira ma la sua conclusione è fuori. La ripresa si apre con il vantaggio dei padroni di casa. Al terzo Iocolano supera Creati che mette per Semenzato che realizza. Al 10° Floriano colto benissimo da un lancio segna ma il gol è in fuorigioco. La risposta è ancora di Pietri Biasi al 16° che supera Rickler ma non ne realizza. Un minuto dopo Masini conclude ma è solo corner ed un minuto dopo Spinale colpisce il palo. Si arriva al 24° quando Masini in era piccola ruba il tempo a tutti e mette in porta la rete del pareggio. Passano solo 3 minuti e Furlan fulmina Bini servendo una palla d'oro per Maestrello che realizza la rete del 2-1. Col Mantova disordinatamente riversato in avanti arriva il rigore realizzato da Berrettoni per il fallo di Creati su Semenzato che costerà anche l'espulsione al biancorosso. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine.